Bimbi, ciao! Ciao bambini! Oggi, prima di tutto, vi devo dire una cosa, che è da un po' che vi voglio dire, ma che poi mi dimentico perché sono un po' smemorella. Allora, vi devo dire grazie, grazie per quelle belle fotografie che ci mandate. Io quando le vedo divento super felice. E quante cose fate, quanti bei lavori, ma siete proprio bravi! E poi ho visto che siete anche cresciuti. Eh sì, in tutto questo tempo che siamo stati lontani, siete diventati più grandi. E a qualcuno sono anche ricresciuti i dentini che aveva perso. Che meraviglia! Speriamo di stare tutti insieme il più presto possibile ancora, eh? Però, intanto, io ho pensato di fare un bel gioco per sfidare le vostre famiglie. Un bel gioco dell'oca, però con i nostri amici animali, quelli che abbiamo conosciuto nelle scorse settimane, negli scorsi giorni. Allora, per fare questo gioco, per costruirlo, vi servirà un bel foglio grande. Però, se non ce l'avete, potete fare come me e unire due fogli normali con lo scotch. Dovete metterli vicini vicini. E non è proprio facile facile farlo, però fatevi aiutare da qualcuno. Mettete prima dei pezzettini di scotch in un senso, così. Tenete vicino vicino bene. Mettete degli altri nell'altro senso, un po' più lunghi. Così, uno, due, un po' di pazienza, il foglio grande è pronto. Questo foglio grande sarà il tabellone del nostro gioco. A questo punto vi serviranno pastelli, pennarelli e un vasetto di yogurt. Bambini, ma quante cose abbiamo fatto col vasetto dello yogurt? Questa volta servirà per fare le tessere del nostro gioco dell'oca. Allora, partiamo dall'angolo di sotto a destra del foglio. Tenete il foglio così, eh? Oppla. Appoggiamo il bicchierino. Allora, se siete bravi bravissimi, potete farlo direttamente col pennarello. Se invece avete paura di sbagliare, fatelo prima con la matita e poi ripassate col pennarello. Io provo col pennarello, eh. Allora, fatto il primo cerchio. Adesso dobbiamo ripetere questi cerchi lungo tutto il contorno di questo foglio grande. Appoggiamo il bicchierino e andiamo avanti. Così. Quando ritornate sotto al foglio, facciamo un'altra fila, facciamo una curvetta e facciamo una piccola fila di cerchi che va verso l'interno, così. A posto. Adesso, bambini, andate a cercare il primo cerchio che avete disegnato. Qua, all'interno del cerchio, disegniamo una bella freccia. Così. Sotto scriviamo la parola via. I bambini più grandi possono scriverlo da soli, magari con l'aiuto della tecnica del tratteggio. Poi andate a cercare l'ultimo cerchio che avete disegnato. E qui in mezzo scriviamo arrivo. I più grandi anche qui possono scriverlo da soli. Il primo che arriva in questa casella sarà il vincitore. Adesso, bambini, dentro questi cerchi dobbiamo disegnare i nostri amici animali.
Io ho pensato di disegnare solo i musi, così facciamo più in fretta. Ognuno come è capace. Però state attenti, non dovete metterli subito uno dietro l'altro, eh? Ne disegnate uno, poi saltate un cerchio e ne disegnate un altro. Proviamo, eh? Partiamo magari con il cavallo. Lasciamo un cerchio libero dopo la freccia. Poi disegniamo il cavallino. Solo il muso, eh? Così. Ognuno come è capace, mi raccomando. Ecco, lasciamo un cerchio libero e disegniamo il coniglietto. Ok, un cerchio libero e disegniamo la gallinella. Molto molto facile, bambini. Lasciamo un cerchio libero e disegniamo l'asinello, per esempio. Un cerchio libero e disegniamo la mucca. Un cerchio libero e disegniamo la capretta. Ok, quando avete disegnato tutti gli animaletti, li colorate e lasciate pure bianca la casella dove sono inseriti. Poi prendete le matite colorate e colorate tutte le caselle come più vi piace. Una rosa. L'importante è che usate tutti i colori che avete a disposizione per cercare di non avere nemmeno una casella uguale all'altra. Così. Poi possiamo farne una arancione. E via con tutte quante. Eccolo qui il vostro tabellone. Una volta colorato dovrebbe essere più o meno così. Io ho inserito anche dentro a qualche casella delle regoline per rendere il gioco un po' più divertente. Ad esempio, alla casella del coniglietto ho scritto: è nato un coniglietto, vai fino alla gallina. Nella casella della mucca ho scritto: la mucca ha rovesciato il latte, fermati un giro. Nella casella della capretta: la capretta ha rotto il recinto, torna all'asino. Sono delle piccole regole. Io ho scritto queste, ma voi potete scegliere quelle che volete e inserirle dove più vi piace. Per giocare poi vi servirà un dado, delle pedine diverse per ogni giocatore, potete usare delle conchigliette, dei bottoncini oppure dei giocattolini piccoli. La cosa importante è che siano veramente diverse e riconoscibili. A me piacciono questi due giocattolini, questi due Ninjago, e li metto qua sulla casella di via. A questo punto, uno per volta, ogni giocatore con il turno che si stabilisce lancia il dado. Uno, e avanza, contate quanti sono i puntini del dado, e avanza con la sua pedina, quella che sceglie, di tante caselle quante gli dice il dado. Io ho fatto uno, quindi posso andare avanti di una casella. Adesso faccio giocare il mio Mattia. Lancia Mattia. Mattia ha fatto, contate bene, 1, 2, 3 e 4. 4. 4 caselle avanti. 1, 2, 3, 4. È arrivato proprio nella casella del coniglietto, dove c'è la regola: è nato un coniglietto, vai alla gallina. E così via. Il primo bambini che arriva all'ultima casella, quella dell'arrivo, è il vincitore. Bene bambini, allora io adesso vi lascio divertire con il vostro gioco dell'oca. E mi raccomando, mandate tante tante fotografie. Io invece a voi mando un grandissimo bacione, state pronti a prenderlo.